laddove la evitasse delle irregolarità, riconsegnerà alla Procura della Repubblica di Bari. Quindi è una posizione forte, è una posizione che ci lascia ben sperare. Certo, non è che abbiamo vinto, abbiamo fatto il primo gradino della scala, c'è ancora il rimanente, ma noi lo faremo grazie anche al supporto dei due consiglieri regionali e dell'onorevole che è qui, che ci ha rappresentato in questa, ci ha sostenuti diciamo in questo momento. Penso che è giusto che dico anche loro una parola. Grazie a loro che effettivamente ci hanno di funzionari della regione, in particolare la commissione, perché diversamente se non avremmo avuto la possibilità di farci ascoltare attraverso questi canali saremmo stati sorprendenti. Anche il vostro lavoro, vi ringrazio, è stato molto importante e continua ad essere, perché effettivamente avete sensibilizzato e riflettuto su questa cosa, e anche per quanto riguarda tutte le comunicazioni che sono arrivate dal vicino Comune, il Presidente, gli sono pervenute a diverse comunicazioni ed effettivamente hanno fatto riflettere su quello che si sta facendo. Per questo la sua posizione forte a dire vediamo bene le carte di nuovo, ricominciamo a fare le cose da fare. Gli amici qua io vi ringrazio di nuovo per quello che state facendo, sosteneteci ancora, seguite le sedi per quanto vi è possibile. E se volete dire anche voi, Vincenzo. No, vabbè, a parte il ringraziamento a chi ci sta sul territorio e ci ha dato, perché noi facciamo da veicolo praticamente di quelle che sono la voce del territorio all'interno del, in questo caso del Consiglio regionale, ma per Pasquale, per Mino, praticamente non ci lavoriamo insieme in commissione. Ci vediamo e lavoriamo. Ha una responsabilità in più perché è l'unico consigliere regionale della provincia di Benevento. No, quindi... insomma, al di là adesso delle collocazioni politiche, di lavorare insieme. L'unico consigliere regionale, cioè noi non abbiamo altri. Io sono l'unico di Caserta del Movimento 5 Stelle, quindi diciamo che in parte condivido questa cosa. Però era per dire che quando c'è un'istanza che viene dal territorio è giusto recepirla, farla nostra e portarla all'interno dei tavoli che sono chiamati a discutere di queste scelte. E noi restiamo sempre convinti che per un territorio come quello della Campania, con un territorio che ha delle specificità come quello delle aree interne di Benevento, ma potrei parlare per quanto mi riguarda delle aree interne della provincia di Caserta, le scelte che hanno un impatto rilevante per quanto riguarda il territorio vanno fatte necessariamente ascoltando chi è presente sul posto e non seguendo delle politiche di carattere economico e basta, perché un elemento che è emerso stamattina, chiaramente nella discussione noi non vogliamo mettere in discussione quello che è l'operato degli uffici quando rilasciano delle autorizzazioni. Però da oggi in avanti probabilmente questo ci deve servire da insegnamento. Quando si fanno delle scelte per un territorio, si fanno con il territorio. Non perché bisogna obbedire, nessuno vuole vietare, l'abbiamo già detto stamattina, nessuno vuole vietare l'iniziativa privata, anche perché non spetta a noi prendere queste decisioni perché è contemplata anche a livello costituzionale. Però se noi la storia di questo territorio, la storia di questa regione ci ha insegnato che molti degli insediamenti di carattere privato hanno portato una serie di problematiche infinite per quanto riguarda l'impatto sul territorio. Io vengo da una zona come quella dell'Agro Aversano dove con la questione Ecotransider, che poi finalmente si è risolta con la chiusura dell'impianto, però là avevano ancora ulteriori problematiche, ha recato dei problemi per quanto riguarda le comunità enormi. Allora nessuno vuole vietare l'iniziativa privata purché venga fatta nel rispetto dei territori. In questo caso, se ci sono delle anomalie, così come le abbiamo verificate prima parlando con voi, poi venendo ad ascoltare il presidente della comunità montana e il sindaco, che ci hanno insomma delineato un quadro che sembra non aderente a quello che sono le caratteristiche del territorio, è chiaro che il nostro dovere è sollecitare la commissione, in questo caso gli uffici, a prendere dei provvedimenti e a rivalutare tutte le scelte che sono state fatte, perché tutto quello, ripeto, le scelte vanno fatte con i cittadini e nel rispetto dei cittadini e dei territori che hanno delle vocazioni particolari. Questo è quello che stiamo facendo e questo è quello che normalmente la politica deve fare e che probabilmente non abbiamo niente, insomma, da nessuno di noi vuole fare il paladino, semplicemente le cose vanno fatte per bene. Questo è quello che noi stiamo facendo. E il sangue va rispettato. Assolutamente. No, vai, io posso solo aggiungere che mi fa piacere che, insomma, io da poco sono arrivato nel comune politico in quanto deputato, però mi fa piacere che oggi ho visto fare politica, cioè a prescindere dalle appartenenze delle persone, in questo caso ringrazio Vincenzo e Mino che si sono impegnati insieme al sindaco e al presidente della comunità montana,
per portare all'interno delle istituzioni un problema, e mi fa piacere che il Presidente della Commissione è stato abbastanza risoluto, ha chiesto delle cose precise e ha voluto che quelle cose si facessero senza se e senza ma. Quindi oggi ho assistito, insomma, per la prima volta all'interno delle istituzioni, la politica a fare la politica. Questo è fondamentale, e questo è per noi, soprattutto per le aree interne, ancora più importante, perché viviamo una serie di disagi che devono necessariamente essere superati. Quindi faccio, cioè, mi complimento con tutti quanti voi e soprattutto con i cittadini che hanno spinto e stanno spingendo e non devono demordere fino all'ultimo giorno affinché la cosa rimanga a te. Io sì, grazie, veramente ho due minuti, Sanio va difeso. Io credo che stamattina il punto vero è che dobbiamo difenderlo prima noi stessi. E allora muoversi su una pianificazione del territorio, anche alla luce delle considerazioni fatte, quindi di quanto noi ci auguriamo possa essere sospeso, perché chiaramente stamattina il sindaco è stato, credo, bravo nell'esporre ancora i fatti e nel dire che sul procedimento di autorizzazione finale, insomma, autorizziamo un numero importante di tonnellate, ma le carte che partono riguardavano un impianto di compostaggio molto più piccolo. E tuttavia io quello che invito a fare, che invito a fare pure al Presidente, di farlo insieme, è proprio sulla pianificazione ci giochiamo tutto quello che c'è davanti a noi. Allora, se c'è stato un errore, se c'è stato questo fraintendimento, non solo abbiamo chiesto di rivederlo in maniera forte e efficace, perché mancano a nostro avviso determinati atti amministrativi necessari, e tuttavia